Perché se non fa quella roba lì e va a cercare dove sono le persone in rete, tu le attività non le fai. Strategia. Non le fai. Non è, secondo me, scusate, una cosa cattiva, negativa o altro. Perché quello che chi era, Teo, non mi ricordo chi di voi due, tu l'hai citato, sul tuo caso, di comunicare al maggior numero di persone cosa stai facendo. Come lui dice, non è importante che tu scrivi il programma, è importante che lo scrivi lo dai a tante persone. Cioè lui ha fatto un passo successivo, cioè se tu scrivi una roba, lo dai a tante persone e cerchi di portartele da te, non serve a niente, non so come dire. Cioè tu puoi fare tutta la democrazia partecipativa, tu hai detto delle cose interessantissime. Peccato che hai dovuto creare una cosa fondamentale. La gente è venuta quando ha potuto, quando aveva potere. Ok? In tutte le robe che avete detto, incluso le sue discussioni, dov'è il potere? Esatto. È quello sì. Che mi stai dicendo. Io ieri citavo lui il caso delle emozioni. Cioè nei consigli di zona tu c'hai un diritto di portare le istanze. Le istanze, se vi permettete, il consiglio di zona, incluso il consiglio comunale, incluso il Parlamento, le istanze dei cittadini devono essere discusse. Ci sono delle tecniche per discuterle. Poi è chiaro che se uno è consigliere, c'è 10 consiglieri che poi diventi, hai più potere ancora. Ma il concetto di fondo, secondo me, è come fare, scusate, questa parola qua, occupare potere, avere potere nelle istituzioni, è quello che è il fulcro della democrazia. Cioè, scusate, non voglio dire delle cose alte, pirla e stupide, ma se noi non abbiamo questo principio che le azioni finiscono in qualcosa di concreto, non andiamo da nessuna parte. C'è tutta la rappresentazione, cioè quando andiamo a chiedere ai cittadini di dire qualche cosa, lo facciamo come lo fa Di Pietro, ma che cambia molto? Cioè lo faremo più con classe, con stile, con un gran progetto, però tu li hai portati quando gli hai detto, beh guardate che se tu mi dici qua, nel bilancio le tue 8 voci finiscono lì. Quello era potere, eh. Quello era, la... era potere, cioè, era il potere reale quello. Quando tu dici che i candidati, gli eletti sono i terminali della rete e vi inventate tutte quelle bellissime cose perché che in maniera cattiva diventano i terminali, se no ti taglio le palle, ok? Il problema grosso è che se tu non c'hai un metodo con il quale i cittadini gli riescono a portare là le robe e c'è questa stranezza e non hai strumenti concreti, è per quello che vi dico. Ragionate tutto manuale e invece sembrate che avete bisogno di tantissima informatica, perché quelle robe lì non le fa la gente venendo a 7, magari una volta al mese viene a fare la riunione ed è contenta di farla, ma quanto sforzo devi fare per portare lì dalla gente a fare la riunione? Cioè ragioniamo su questa cosa qua. Questo vale nel territorio come nel virtuale. E non vengono nemmeno in Italia. Ma non vanno in Italia. Sì, quello è il tuo inferiore. Noi dobbiamo partire a questo. Ma non ti rispondo. Dobbiamo partire dal presupposto. Non si scrivono nemmeno. Dobbiamo partire dal presupposto delle stanze aperte. Stanze aperte e chi sta dentro le stanze sa che poi potrebbe arrivare un secondo a rompergli i coglioni. Sì. Io per però chi sta dentro la stanza deve lavorare. Io per cercare volantinaggio ho scritto gli stessi post su 2 meetup diversi. Su Facebook non ho fatto nessuna richiesta perché è un po' assurdo, ma se ci fosse un sistema unico, centralizzato, piattaforma intelligente come si vorrebbe costruire a spinta, quindi tu posti... Tu hai bisogno di avere la gente, c'è qualcuno che è la redazione che sa di tutti i posti dove andare a postare. Esatto, ok, però vedi... E può postare in 10 posti diversi. Sì, ma in un colpo solo magari può postare in 10 posti diversi. Certo, ma quella è tecnologia. È quello che ci serve e bisogna sfruttare. Sì, ma portare l'informazione. Guarda che stiamo facendo questo, questo e quest'altro. Se vuoi partecipare, partecipi. Se non vuoi, tu sai che stiamo facendo questo, questo e quest'altro. Okay. Che noi ci siamo da qualche parte. Quindi, se arriva il volantino del gruppo di quartiere, potrebbe essere interessato, un giorno verrà il gruppo di quartiere. Se non gli frega niente, verrà a fare volantinaggio. Se non vorrà fare volantinaggio, non farà nulla. Però sa che c'è qualcuno che attivamente si sta impegnando e vede i risultati in progress. Scusate un secondo, io no, volevo fare una, perché mi pare di capire nel suo discorso che diciamo hai fatto delle osservazioni e c'è un presupposto, diciamo, mi stai dicendo è tecnologia, quindi c'è a tuo modo di vedere una soluzione a livello di tecnologia che possa rispondere un po' a questo tipo di esigenze? Mi pare di capire che c'è e non hai avuto modo di sviscerarla bene, magari se ce la, forse non adesso, poi ce la racconterai. E poi il problema grosso che io ho sempre visto che c'è ancora rispetto diciamo, all'orbita dei gruppi di quartiere che loro hanno creato, la cosa che io sto dicendo da un po' di tempo è che si riesce a creare a tuo avviso, diciamo, senza perdere nulla di quello che loro hanno fatto,
convogliarlo in questa, diciamo, piattaforma unica, con questi strumenti che tu stai dicendo tecnologici, in modo che si possa... mi pare di capire che stai parlando di una redazione che faccia questo, perché io vedo questo scollamento che dobbiamo risolvere e non l'abbiamo ancora risolto. Cioè, scusate se perdiamo tempo su questo, però mi pare che è importante, se lui risponde a questo. Io ho sempre detto che l'informatica è importante. No, però la risposta è semplicissima, che è questa. Per fare quella parte che tu dici, no, hai bisogno di avere una complessità tecnologica, una complessità sola. Perché è quel dubbio che dicevo a lui prima. Cioè, se tu crei 10 piattaforme diverse e uno si deve scrivere in 10 posti diversi, no, è lecito, però non ti dà identità di movimento. Cioè, non ti dà l'identità di movimento. Questa identità di movimento è complessa da gestire, perché se tu a questo punto dai identità di movimento, teoricamente dovresti avere un luogo dove uno si scrive e rispetto a tutti i tipi di problemi ha tutte le soluzioni possibili. Sì, sì. Mentre lui ti sta dicendo, siccome io, lavorando con i gruppi di quartiere, ho stabilito che il mio tipo di soluzione ha bisogno di questo tipo di soluzione, e c'ha perfettamente ragione, perché c'è, cazzo, ho lavorato, c'ho bisogno di sta roba e la faccio. La puoi collegare alla tua piattaforma. Però vuol dire che se uno, ad esempio, ti faccio un esempio, ma è banale già adesso, se uno vorrà arrivare da lui e vedere, ad esempio, partecipare al meetup, si deve scrivere in due posti diversi. Esatto. Ok? Il problema a questo punto è che lo stesso problema con il wiki, che io volutamente dalla mia parte ho creato e ho chiuso, e l'altro è rimasto aperto. Quanta gente non è entrata nel wiki? Tantissima. Ok? Allora, e questo è, per cui c'è un aspetto tecnologico. E questo è un aspetto tecnologico importantissimo, ma chi può permettersi di fare quella cosa lì? Non, diciamo, non lo possiamo fare in termini di volontariato, ve lo dico in maniera chiara, ci vuole un mandato, qualcuno che faccia un progetto, che venga pagato più o meno bene o altro, ma se no non te lo fa in tempo utile, perché non hai il tempo tecnico per farlo. La cosa migliore è stabilire se l'avesse fatto il papà, cioè se Grillo nel suo sito avesse tenuto 4 regole di buona creanza che si possono creare con gli strumenti odierni. Io non credo che non sia così. Infatti, scusate, io non credo che non sia così. Che ho sempre detto, se inizialmente io ho proposto in una mail che è girata per il discorso del sito della roba informatica, se il sito, secondo me, Lombardia, Movimento 5 Stelle, che dovrebbe essere un po' la mamma, il papà è Grillo, la mamma è sto cazzo di sito della regione 5 Stelle, che ci rappresenta noi come Milano, le altre città della Lombardia, i gruppi di quartiere, tutta lì, siamo nati tutti da lì, questo sito dovrebbe essere fare capolinea a tutti i cittadini della Lombardia, quando uno entra c'è il link gruppi di quartiere, perché? Perché i gruppi di quartiere hanno una forma di espressione che è diversa da quello che è, ma non perché io lo difenda, attenzione, è proprio fisicamente diversa. Quindi se uno entra sul sito 5 Stelle di Lombardia può vedere tutte le news, tutte le informazioni, tutte le cose, il link con il Grillo, e poi se deve fare attività e iscriversi, quindi anche se è separata l'iscrizione, è giustificata, perché sono due cose completamente diverse. Uno può iscriversi sul sito Movimento 5 Stelle Lombardia e leggersi tutte le informazioni, fare attività sull'operato del Movimento 5 Stelle, e poi dire io voglio attivarmi sul territorio, voglio fare attività, voglio trovarmi una volta al mese, così clicco gruppi di quartiere, entra e si fa la sua attività. Cioè, secondo me è un passo successivo. Io credo di rispondere a lui, però. Vai, la risposta che voglio dargli lui, lui ha fatto una domanda precisa. Sì, sì, no, quindi c'è la tecnologia. Sì, ci sono c'è un punto tecnologico che comunque ha una complessità, ed è quello sostanzialmente che in genere viene chiamato single sign-on, il fatto che ti colleghi una volta sola. Chiaro, okay? E questo è un punto tecnologico. E quello non ci sono solte. O lo fa qualcuno che ha soldi, vabbè, quindi quello lì bisogna farlo pagando, dai. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è che esistono montagne, come ad esempio gli strumenti, gli strumenti open, free, piattaforme free, eccetera, che hanno tutte caratteristiche diverse. Okay. Alcune sono addirittura che non hanno nessuna caratteristica, tipo Facebook, nel senso che sono lì. È l'uso di queste piattaforme, l'uso, la comprensione di queste cose qua, che invece non c'entra niente con la tecnologia. C'entra con persone che dedicano un'ora al giorno e seguono e le usano per quello che servono. Quindi sarebbe un gusto. Quindi questo è un altro discorso. Sì, sì, un altro contro è la, la, certo. E questo è un altro discorso. Questa è la strategia, certo, che lui dice. Sì, okay. Sì, è la strategia divulgare, che ti dico. Divulgare. Perché? Quindi la combinazione fra queste due, certo, cose alla fine si risolve. Perché se poi tu non avessi la piattaforma e dici, io per 8 mesi faccio casino, ne creo 7. E ti accontento, cioè, come dire, chi si accontenta gode. Però anche se ti accontenti
presentarsi. Lui, i suoi volontari, doveva andarli a cercare, tu cerchi l'associazione, se l'associazione ha una informazione importantissima.